Partendo dal presupposto che anche la medicina è un'arte, mi sembrava giusto, visto che abbiamo incontrato qui un grande medico qui a Sanremo 2022, di sviluppare questo soggetto, visto anche i tempi che noi li viviamo. Buonasera signor Riccardo. Buonasera a voi e grazie per questa opportunità. Ma noi vi ringraziamo anche perché non è da tutti, come medico, visto anche la situazione che lo viviamo. Come mai Sanremo 2022? C'entra qualcosa la medicina con l'arte? Ci dica innanzitutto anche il suo nome, allora, non d'arte, allora, ma... Il mio nome è Riccardo Moraca. Molto particolare. Sono arrivati in sette, erano sette cristiani che continuavano. Vi ascoltiamo, ci dica qual è la differenza, come associa la medicina con l'arte? Perché ritengo che comunque la medicina sia un'arte, la musica è un'arte, quindi è facilmente associabile. E poi chiaramente il corpo umano funziona attraverso l'armonia dei sistemi, degli organi. Ecco come si muove la musica attraverso le note. Il corpo umano ha gli organi che si muovono in armonia. La musica ha le note che si muovono in armonia. Fantastico, una teoria che vorrei svilupparla con lei, se ci permetta, anche nelle altre puntate, quelle proprio dedicate, noi la chiamiamo medicina con stile, ma non per riprendere un discorso di moda evidentemente, ma per vedere e spiegare bene tutti i fattori medicali, no, verso il nostro pubblico, magari tante volte ho utilizzato un linguaggio che non è della loro comprensione, o sono molto spaventati, una situazione che noi l'abbiamo già vissuta per più di 2 anni ormai, e quindi trovare il modo giusto, l'abbiamo chiamato noi, no, con stile, con un'altra visione, da spiegarlo al meglio verso il pubblico. D'accordo? Ci prendiamo questo impegno per la prossima puntata con il dottor Riccardo di sviluppare le varie... Questo è un argomento che ci terrei veramente di sviluppare, perché io sono medico di base, oltre ad essere pediatra, medicina, estetica e cose varie, perché la gente va istruita e spiegata in modo semplice, e chi meglio di un medico di base può spiegare le cose in modo semplice, come se lo spiegasse un bambino della scuola, ecco, senza paroloni, in maniera facile, semplice e di facile impatto. Quindi questo qua è un argomento che sono molto interessato, sicuramente. Fantastico, quindi noi prendiamo di già questo appuntamento con il dottor Riccardo per la prossima edizione di Medicina con Stile. Grazie. Per rispondere, certo, a tutte le domande dei nostri telespettatori. Noi la ringraziamo. E cosa si dice a Sanremo? Viva Sanremo! Viva Sanremo! Ovviamente, io sono anche musicista e cantautore, tra l'altro, quindi io qui sono a Sanremo come cantautore, perché fra un po' mi esibirò come RHK, che è il mio nome d'arte, mi esibirò al premio Dalla, dove sarò testimonial del premio Dalla, perché ho vinto il premio della critica al premio Dalla a Roma, e quindi stasera sarò qui e ringrazio anche il mio manager Daniele Mariotto, che è il mio manager e che mi sta facendo conoscere un po' in giro, insomma, ecco. Che serve, quindi dobbiamo dare lo spazio a tutti gli addetti del settore, no? Per mandare sempre il messaggio, non facciamo morire l'arte, no, ecco, ce l'abbiamo bisogno anche della parte medicale per questo. Non facciamo morire l'arte, non facciamo morire neanche l'arte che c'è stata. Perché io faccio musica cantautorale, anche il mio progetto, il progetto di poter in qualche modo, diciamo, far tornare la musica di qualità dei cantautori italiani, chiaramente adeguata un po' ai tempi, con arrangiamenti
moderni, però anche con sonorità un po' degli anni 70, perché si sente questo bisogno di del vintage, noi l'abbiamo del vista vintage, dappertutto. Perché c'è una grossa fetta della gente che sente la mancanza di qualità. Di qualità, ecco, perché per amor di Dio i giovani è giusto che vadano avanti. E io sono testimonial di questo con i miei lavori, insomma, ecco. Fantastico, quindi a breve sentiremo il nostro dottore con stile, direi, un grande talento qui alla vetrina dei talenti Grand Hotel a Sanremo. A presto! A presto, grazie a voi per l'opportunità. Grazie.